Allora, insomma, cari amici del tubo, allora, mi capiva tra le mani questo libro che ho da un po' di anni in casa, questo qui, della Fallaci, che ho letto un po' di anni fa, e volevo mettere sui canali qualche piccolo passo significativo, dedicandolo a tutte le persone che normalmente, io ne conosco parecchie, tutte le persone che normalmente, diciamo, fanno il tifo per i cambellari. Allora, giusto per capire un po' di chi stiamo parlando, nel capitolo 11, guardate, se no non mi credete, quindi sto sul capitolo 11. Sto sul capitolo 11 dove la Fallaci praticamente ci riporta alcuni passi, alcune, come si chiamano, alcune sure del Corano. In particolare quelle riguardavano il comportamento intimo degli sciiti. Non posso dire parole che mi bloccano, se no, eh. Allora, dunque, su quelle sure, dunque. Protestano, lo scesso, la Repubblica Islamica dell'Iran, vabbè, comunque, insomma, senza andare troppo a fondo su questa roba. Allora, quindi sono state compilate una serie di norme che riunirono in un vademecum chiamato Libro Azzurro, e alcune parti del Libro Azzurro furono pubblicate in Italia col beffardo titolo I 10 Comandamenti. Vabbè. Allora, comunque, alcuni sono questi qua. Quindi, giusto per capire di chi stiamo parlando. Allora, per esempio, uno dice: se una donna ha rapporti carnali con un futuro marito, dopo averla sposata, questa ha diritto di esigere l'annullamento del matrimonio. Un altro dice: il matrimonio con la propria sorella, la propria madre o la propria suocera è peccato. Vabbè, fin qui almeno, insomma, diciamo che qui c'è una schifezza, vabbè. Allora, dunque, la donna musulmana non può sposare un eretico, l'uomo musulmano non può sposare un'eretica, però l'uomo musulmano può intrattenere concubinaggio con donne ebree cristiane. Quindi si può insomma divertire, poi però ciao, giustamente. Allora, dunque, un altro dice: il matrimonio può essere annullato se dopo le nozze lo sposo scopre che la sposa è zoppa o cieca o afflitta da lebbra e altre malattie della pelle. Poi scrive quest'altro, riferito alle mogli di 9 anni, età in cui il matrimonio è ammesso. Se un uomo sposa una minorenne che ha raggiunto i 9 anni, quindi è pure vecchia, e le rompe. Allora non posso dire parole, le rompe subito, inizia con la I. Vabbè, questo non lo posso dire perché mi bloccano, andiamo avanti. Allora, un altro ancora più tremendo, perché ne risulta una bambina può essere posseduta prima di aver compiuto i 9 anni. Allora, se una donna vedova o ripudiata non ha compiuto i 9 anni, quindi questa ancora non ha compiuto i 9 anni, già è pure vedova praticamente, può risposarsi subito dopo la vedovanza o ripudio senza aspettare 4 mesi e 10 giorni prescritti. Questo anche se col primo marito ha avuto di recente rapporti intimi. Poi c'è quest'altro: se la moglie non ubbidisce il marito e non è sempre a disposizione per il piacere di lui o trova scuse per non farlo gioire, il marito non le deve né cibo né vesti né dimora. No, questo per carino. Allora, un uomo che ha avuto rapporti con un animale, ad esempio una pecora, cioè una cosa normale, diciamo, una pecora, non può mangiarne le carni, cadrebbe in peccato. Mamma mia, quindi alcuni li posso leggere perché YouTube chiaramente li blocca subito perché basta una piccola parola. Comunque, praticamente, se li volete leggere, compratevi questo libro che è proprio allucinante. È abbastanza allucinante. E quindi loro danno per scontato che la bambina di 9 anni,
possa essere sposato tranquillamente. Addirittura quest'altra ancora deve compiere 9 anni, già vedova pure, mamma mia, proprio una catastrofe. Quindi praticamente quando diciamo quando per esempio le femministe mi vengono a dire, proprio le femministe, che praticamente ricordiamo un attimo, le femministe si sentono schiave anche se la sera devono cucinare un piatto di spaghetti, quando mi vengono a dire che loro appoggiano questo tipo di cultura, chiamiamola così, di sottocultura, io veramente non le capisco. Non le capisco perché purtroppo ci sono ancora queste cose un pochino, diciamo, un po' eccessive, un pochino, diciamo, strane. Quindi veramente non capisco. Cioè, anche io che comunque non sono femminista, sicuramente, ma sicuramente non sono d'accordo con questa roba qua. Antifemminista significa tutt'altra cosa, evidentemente, ma non sicuramente questo. La cosa assurda è che invece le femministe più sfegatate sono sempre a favore dei cambellari. Non so come mai, non so come mai. Però secondo me non hanno capito. Io lo devo comprare sto coso, come si chiama? Libro azzurro, ma lo devo comprare, devo per sfizio, devo vedere tutte queste robe che non si possono leggere perché YouTube blocca, basta una parola che blocca subito, per cui se mi metto a dire queste cose veramente non mi blocca, proprio mi chiude proprio il canale direttamente, visto che sto già a 3-4 blocchini, quindi non. Ah, qua però ne parliamo. Qua non ne parliamo di tribolazione, poi pure, mamma mia, un'altra schifezza. No, questo pure non lo posso leggere perché secondo me. O dovrei trovare delle parole alternative perché. La soft infibulation che consente di salvare il vito, così la bambina portare subito a casa e festeggiare con la sorta di battesimo. Cioè, che c'è da festeggiare? Non lo so. E queste poi ci muoiono pure perché chiaramente non hanno nessuna. Lo fanno, non è che gli strumenti sono sterilizzati, cioè è uno schifo totale perché queste bambine spesso o muoiono per emorragie o muoiono comunque di setticemia perché utilizzano degli strumenti comunque arcaici che hanno preso un attimo dalla sabbia, insomma, quindi uno schifo totale, uno schifo totale. No, comunque dice anche che in Europa questa pratica è proibita dal codice penale. In Italia la Commissione Giustizia e Affari Sociali del Parlamento ha varato un progetto di legge che prevede condanne da 6 a 12 anni di carcere per chiunque la segua. Però a quanto pare, diciamo, è stato salvato il principio di non abolirlo e quindi all'inizio dell'anno questo suddetto ginecologo ha proposto un compromesso che consiste nel sostituire con una bucatura di spillo l'asportazione, sapete di cosa, nonché la sutura. Allora, si tratta di un intervento che richiede solo una ferita momentanea. Allora, ma poi loro lo fanno anche senza anestesia, cioè una cosa proprio. Io l'ho vista certe cose di queste, insomma, questa bambina la tengono ferma, è una cosa proprio allucinante, uno schifo proprio totale, io non so proprio come caspita si fa a non stare contro questa roba qui, mamma mia, orrore. Ah, e poi leggevo stamattina un'altra cosa, oggi, che praticamente i cambellari sono, oltre ad essere contrari, insomma, per loro il maiale, insomma, è un qualcosa di, non so, di impuro, di buono, non so che, comunque sono contrari al maiale come animale, sono contrari anche i cani, quindi anche qui le femministe, io che spesso sono animalare, sono molto animalare, se ci fate caso, molto animalare, vegane, vegetariane, ambientaliste, tutte queste belle cose, arcobaleno, cretina, tutta questa roba qua. Ma contro maiale e cani che sono ritenuti impuri, sono ritenuti da uccidere, non lo so. E quindi praticamente, però loro continuano, diciamo, a difendere i cambellari, chiaramente, anche in questo. Quindi non si è capito da che parte sta, adesso se devono difendere i cambellari o. O gli animali. Comunque questo libro è interessante. Io l'ho letto parecchi anni fa, quindi vi devo dare uno sguardo, perché sicuramente sono altre cose interessanti. Altre cose interessanti, sicuramente.
Va bene, se le trovo ve le faccio sapere. Questo lo volevo mettere sul canale, ci... me lo devo ricordare questa cosa qui. Bye.